prova. 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 Quanto colpito, però se non lo salva non lo salva.
Buonasera amici della Pallamano, benvenuti a questo appuntamento valido come recupero della 22esima giornata di campionato. In campo l'Acqua e Sapone Junior Fasano e l'Aspar Eppan. Già in campo, stanno ultimando le fasi di riscaldamento e vanno per allinearsi come sempre per i saluti di rito. In maglia gialla con bordi blu lo Sparer Eppan, classica casacca bianca azzurra per l'Acqua e Sapone Junior Fasano, divisa rossa con pantaloncino nero i due direttori di gara, che ora andremo a delineare contemporaneamente all'annuncio dei giocatori che stanno per scendere in campo, che ascolterete in diretta. Sì, ancora qualche minuto prima del
nell'avvio di questo incontro. Aspettiamo che si completino le classiche operazioni di riconoscimento dei pochi addetti ai lavori autorizzati a essere presenti qui sugli spalti della palestra Zizzi in questo sabato 1° maggio. Angelo! Buonasera! Prova! Buonasera, benvenuti a questo appuntamento valido per la 22esima giornata di campionato. Scendono in campo Acque Sapone Junior Fasano e Sparer Eppan con numero 1 Samuele Bortolon, numero 12 Christian Raff, 11 Thomas Branch, 23 Hannes Lang, 14 Modesta Starolis, 6 Jan Niklas Oberlau, 34 Omer Santinelli, 25 Aleksandar Semikov, numero 9 Simon Singer, 8 Dragan Stisetovic, 22 Ratko Starcevic, 28 Filip Trojerhofer, 13 Alex Weidenhofer, 10 capitano Andreas Pirker, allenatore Markus Oberlau. Risponde l'Acque Sapone Junior Fasano con il numero 16 Vito Fovio, numero 22 Daniele Vinci, numero 8 Simone Angeloni, 7 Filippo Angiolini, 15 Tommaso De Angelis, 31 Alessandro De Angelis, 18 Emiliano Franceschetti, 13 Davide Notarangelo, 95 Albin Jerstam, 24 Marco Pignatelli, 11 Davide Pugliese, 34 Alessandro Savino, numero 3 Leonardo Boggia, 5 Gianluca Grassi, 23 Gelco Bearevic, 14 il capitano Flavio Messina, allenatore Francesco Ancona. Dirigeranno l'incontro i signori Giuseppe Cosenza e Davide Schiavone. Buon divertimento. Avete potuto ascoltare in diretta, quest'oggi sono solo qui al commento, quindi ci dobbiamo dividere un po' con tutti i ruoli, dallo speaker alla gestione ingressi. Perdonatemi la battuta, però ovviamente con la riduzione dei posti concessi ovviamente a causa Covid, sperando che quanto prima finisca questo periodo molto brutto per la civiltà mondiale. I soliti saluti tra le due squadre ci sono stati. Ricordiamo l'Eppan quart'ultimo in classifica, motivatissimo per agguantare quanto prima punti salvezza. L'Acque Sapone Junior Fasano invece che deve rimediare alla sconfitta in extremis subita a Siracusa domenica scorsa di misura, dopo 3 successi consecutivi, e ovviamente voglia di rifarsi. Vediamo subito che pare attaccherà per primo l'Eppan da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Comincerà con Raffl tra i pali, Starolis, Andreas Pirker, Lang, Overhauk. Simon Singer e Semikov. La Junior invece prima difesa con Vito Fovio ovviamente tra i pali, Davide Notarangelo, Emiliano Franceschetti, Albin Jörstam, Filippo Angiolini, Davide Pugliese e Gelco Bearevic, mentre il commissario di campo si sta adoperando per completare il riconoscimento dei presenti. È veramente incomprensibile ovviamente quello che accade, perché per la burocrazia dobbiamo ancora aspettare.
si passano la palla le due squadre. Ovviamente non è facile gestire la situazione quando si è già pronti da un bel po' per iniziare l'incontro. Non si può ancora dar via a questa gara. Pare finalmente sia tutto pronto. Aspettiamo che il commissario si riaccomodi lì accanto ai due cronometristi e si potrà finalmente dare via a questa gara, anche se continua ancora a passeggiare come se non avessimo nulla da fare praticamente. Se ha finito possiamo iniziare i fatti suoi. E via all'incontro Andrea Spirker, Oberrauch, Alexander Semikov, Singer. Palla qui a sinistra, Sarolis in posizione di terzino sinistro, Lang alla sinistra. Inizio ovviamente a ritmi lenti, poi si andrà sicuramente accelerando. Oberrauch incrocio con Pirker che esce dalla linea dei 6 metri. Sarolis. Poi Oberrauch contrastato da Notarangelo. 9 metri a favore dell'Eppan. Sarolis. Oberrauch palleggia sulla linea della difesa. Praticamente poi Sarolis viene fermato da Beharevic e Franceschetti. E c'è già il braccio del passivo alzato, quindi Leppan deve concludere quanto prima la sua azione d'attacco. Sarolis si alza, tira, Vito Fovio neutralizza la conclusione e poi lancia subito per Pippo Angiolini che salta il primo uomo, poi si invola e piega le mani di Raffl. Primo vantaggio e viene fermato subito il cronometro dal commissario. Vediamo il motivo. Anche il fotografo non gli sta bene al commissario, veramente siamo stufi di questa situazione, neanche il tempo di iniziare la gara, siamo stufi. Prende il cronometro dopo 1:10 dall'inizio della gara, quindi anche i fotografi sistemati in maniera che non possano dare fastidio alle azioni di gioco a fondo campo. Ed è Leppan in attacco. Oberrauch scambia con Sarolis. Oberrauch, Semikov, Oberrauch, Sarolis scambiano ripetutamente i tre al centro dell'attacco del Leppan. Poi finta di Oberrauch che prova a incunearsi tra Beharevic e Angiolini, non c'è spazio. 9 metri ancora a favore dell'Eppan che ha ripreso già il gioco. Oberrauch, Sarolis prova a serie ma viene fermato da Franceschetti e Beharevic. Finito anche a terra Andrea Spirker, che proprio lui a far riprendere il gioco. Sarolis, Oberrauch, Semikov ancora braccio passo alzato, perde nuovamente palla all'Eppan, può ripartire Pugliese. Angiolini ancora una volta solo contro Raffl, traversa di Angiolini che spreca l'occasione per portare sul 2-0 la Junior Fasano. Ora difende per la ripartenza veloce dell'Eppa, però si è già schierata la difesa biancazzurra, però Oberrauch ha spazio e sulla testa di Fovio trova il pareggio. 1-1 dopo 2 minuti di gioco. Angiolini, Pugliese, Jörstam, grandissimo Albin Jörstam,
destro fulmineo, appena ha visto un varco di qualche centimetro, subito ha punito Cristian Raffi. Semikov, Oberau, Starolis, Oberau, Semikov, Oberau, Starolis, Semikov, lascia Starolis, poi trova il passaggio schiacciato all'ala, Oberau per Singer, però non è giusta la misura, Notana già la spazio avanti a sé, non riesce poi a servire Pugliese, perde l'attimo. C'è la difesa ovviamente del Lepan, ovviamente dobbiamo anche dire il solito cambio attacco difesa della Junior con Tommaso De Angelis che prende il posto di Jelko Bearevic, impegnato in fase esclusivamente difensiva. Pugliese, Angiolini, Jörstam, Angiolini, Pugliese riceve dopo un palleggio da parte di Angiolini, ritmi lenti ora anche da parte della Junior. Franceschetti, doppio pivot tra gli uno con Notarangelo, poi Fovio rischiando qualcosa riesce a evitare, poi grandissimo il passaggio di Jörstam per Franceschetti che viene fermato da Semikov che riceve anche il cartellino giallo ed è 7 metri a favore della Junior Fasano quando siamo al quarto minuto di gioco, anzi all'inizio di Lang il giallo. Veramente passaggio illuminante di Jörstam per Franceschetti che non era riuscito a concludere al meglio ma perché era sotto fallo. C'è da dire che gran parte del merito di questa azione di Vito Fovio che si è gettato sul pallone recuperando una palla che sembrava persa. Poi Jörstam morbido alla destra di Raffl, sigla il 3-1, più 2 Junior Fasano. Starolis, Oberau, Semikov, Starolis, Oberau, sono sempre questi tre che manovrano per Eppan. Ora c'è un incrocio, viene fuori Singer, Semikov a qualche metro, poi serve Starolis, palleggia Starolis, incrocia 3-2. Non velocissima la manovra dell'Eppan ma sicuramente efficace, mentre ci sarà da riprendere perché c'erano già due uomini della Junior oltre la linea di centrocampo alla ripresa del gioco. Jörstam, Tommaso De Angelis, Jörstam, Angiolini, Pugliese, Notarangelo, esce Lang rischiando qualcosa, si scusa prontamente, Franceschetti, Pugliese a spazio, incrocia bene il legno di Franceschetti, poi ancora Pugliese che subisce il fallo, mentre ora forse c'è il giallo a favore di Thomas Branch che a sua volta in difesa sostituisce Andreas Pirker. 9 metri, Jörstam riceve da Franceschetti, Notarangelo tenta l'uno contro uno con Lang e poi finisce a terra sull'intervento irruento di Notarangelo che gli chiede scusa. Calmano le acque i due arbitri, però ovviamente prontamente ci sono state le scuse dei due, tra i due atleti, intervento fisico solito della pallamano. Notarangelo, ripresa il gioco, Jörstam, scambio ripetuto da 22, Angiolini, esce Tommaso De Angelis, va a schierarsi come pivot, Notarangelo inchioda, serve Angiolini, Angiolini si schiaccia forse un po' troppo, poi riesce a trovare con un movimento a semiluna la rete del 4-2, buon inizio di Angiolini. Riprende il gioco con Jörstam che questa volta resta in panca in fase difensiva ed è Tommaso De Angelis che invece resta in campo. Oberau, Starolis, Oberau va scambiato con Sting, Starolis, Semikov, fallo in attacco evidente su Franceschetti, si appoggia praticamente con l'avambraccio sul petto del nostro pivot argentino che aveva semplicemente preso la posizione.
Quindi attacco per il più 3 da parte della Junior, in vantaggio sul 4-2 dopo 7 primi di questa prima frazione di gioco. Io sta Mangiolini, Pugliese, Notarangelo, Angiolini, Pugliese, Franceschetti, Pugliese, Angiolini, serve per Tommaso De Angelis, il classe 2005, Tommaso De Angelis trova la rete del 6-2, come sempre freddo. Sì. 5-2 ovviamente, ottavo minuto che sta per scoccare, ricorre tre reti ora Leppan. Starolis, Pippo Angiolini conquista una grande palla, serve poi Bearevic, fermato da Pirker, poi Bearevic, serve nuovamente Angiolini, avete notato Angiolini, arriva come un treno, incrocia benissimo, 6-2 Junior. Un applauso a Pippo Angiolini che aveva recuperato il pallone in difesa, poi nonostante Bearevic fosse stato fermato, interrotto apparentemente quindi la ripartenza veloce. Oberrao, Starolis, fermato il gioco per una serie di interventi reciproci tra Pirker, Notarangelo e Beari e Franceschetti. Oberrao, Starolis, c'è il fallo in attacco però da parte di Pirker, poi Bearevic prova a lanciare De Angelis, però nessuno dei due era girato a guardare la ripartenza veloce da parte della Junior Fasano, quindi può nuovamente attaccare Leppan con Oberrauch, Starolis inchioda, supera il progetto Franceschetti che lo placca e c'è il giallo anche per Emiliano Franceschetti che ha rischiato anche qualcosina in più, la sospensione temporanea. Scusate, temporanea per aver trattenuto la maglia di Starolis, il lituano, terzino sinistro dell'Eppan. Oberrao, Singer, Semikov, Starolis si alza, poi non trova il pivot in appoggio, Bearevic riesce a fermare un primo momento, ancora Starolis, Oberrao non trova Varkilep, ottima la difesa della Junior Fasano e rischia nuovamente il passivo, ma c'è Starolis che questa volta si alza e riesce a spiazzare Vito Foglio, 6-3, giallo anche per Jelko Bearevic, ormai italo montenegrino con passaporto italiano. Notarangelo, Jörlstam, Pugliese, Jörlstam, Angiolini, Jörlstam, Singer lo ferma malosamente, poi c'è il piede di Lang e c'è il giallo per Singer per la trattenuta vista da poc'anzi, molto precisi e puntuali, ottima finora la direzione di gara dei signori Cosenza e Schiavone, una delle coppie più esperte del campionato. Jörlstam lascia al Franceschetti che viene tirato giù da Semikov, ancora 9 metri per la Junior, Jörlstam riceve da Franceschetti, Angiolini perde forse l'atti, poi Notarangelo, se riesce a servire Pugliese, non state da terra, Pugliese però non trova la porta e quindi si riparte dal Christian Raff che lancia Semico al limite dei passi, forse siano 6 passi, poi Starolis trova anche la deviazione del muro di Bearevic ed è 6-4, dimezzato il distacco dell'Eppan che da almeno 4 torna al meno 2 con Boggia che darà fiato a Davide Pugliese che non ha iniziato al meglio questo incontro, però avrà sicuramente modo di rifarsi in questa gara che sicuramente è ancora lunghissima. Notarangelo, Jörlstam tenuto alto da Singer, quindi difesa 5-1 in questo momento dell'Eppan. Tommaso De Angelis punta la difesa, poi serve Franceschetti, Franceschetti ad Angiolini e prova la virgola, bravo Raffl,
a non cascarci e a parare la conclusione effettata di Pippo Angiolini. Poi l'errore di Oberrauch, centrale mancino dell'Eppan, che non riesce ad approfittare della ripartenza veloce della compagine giallo-blu del comune di Appiano sulla strada del vino, città, paesino molto bello del Trentino Alto Adige. Angiolini, Piersam, Notarangelo, poi c'è il fallo in attacco di Notarangelo su Branch, che si riversa in attacco. Tarolis, Oberrauch a spazio, e break di 3-0 da parte dell'Eppan con la Junior che è poco lucida negli ultimi attacchi e ha subito il ritorno della formazione trentina, o meglio altoatesina. Jelstam, Notarangelo, Jelstam, Tommaso De Angelis, che certamente incrocerà con Angiolini nella prossima situazione. Eccola qui, Jelstam, Angiolini al centro, girate di Angiolini, e poi c'è il 7 metri per la spinta subita da parte di Branch, meglio da Angiolini da parte di Branch, ed è nuovamente duello Jelstam contro Raffl al 13 minuto, quasi 50 secondi di questo primo tempo. Sopra la testa di Raffl, 7-5 il vantaggio a favore dell'Acqua e Sapone Junior Fasano, che si sblocca dopo un break di tre reti realizzato dallo Sparer Eppan. Starolis, c'è Omar Santinelli che ora è in posizione di centrale al posto di Oberrauch. Pirker, Semikov, Starolis, Semikov, poi c'è il 7 metri per il fallo di Angiolini e c'è il giallo anche per Angiolini. Viene fermato il tempo in questo momento, c'è da asciugare il parquet dopo la caduta di Semikov, che aveva, diciamo, perso in un primo momento il pallone, poi l'ha ritrovato e ha trovato però anche l'ostacolo di Angiolini al momento della conclusione. E sarà quindi 7 metri, primo 7 metri dell'incontro a favore della formazione ospite. Però è alle stelle il tentativo di Modestas Starolis del lituano, conclusione difficile da accettare da parte ovviamente della squadra ospite, sprecato malamente un comodo tentativo per accorciare il gap quando siamo quasi allo scoccare del quarto d'ora, in che scocca in questo istante, quindi un quarto di gara è andato via. Angiolini scambia con Jelstam, Boggia dall'incrocio va a posizionarsi come secondo pivot, però è riuscito anche Franceschetti. Jelstam, Angiolini cerca un varco, serve Jelstam che prova il sottomano, Semikov lo mura, poi Tommaso De Angelis per un momento aveva rubato palla, poi Jelstam rischia l'esclusione temporanea, anzi no, perché non c'è stato nulla per gli arbitri, ma semplicemente c'è da asciugare il parquet. Ribadiamo grande arbitraggio da parte dei signori Cosenza e Schiavone, veramente sempre puntuali e precisi nelle loro decisioni, come in questo caso, subito intervenuti per asciugare il parquet e per anche calmare le acque, che comunque situazione che comunque non vede questa necessità, essendo finora ampiamente nei canoni della sportività l'incontro. Santinelli, Semikov, Starcevic riceve, poi scarica Starolis, poi Franceschetti subisce anche il fallo, e ora sì che c'è l'esclusione temporanea per Omar Santinelli. Bravissimo Franceschetti a rubare palla e involarsi, e quindi due minuti con un uomo in meno per l'Appiano.
Yaroslav Angiolini, Tommaso De Angelis. Notarangelo. Yaroslav serve Tommaso De Angelis che prende la traversa. Terzo legno dell'incontro per l'Acqua Saponini Orfasano. Ed è rimessa laterale per Lappiano. Ovviamente i legni nella pallamano. Tarcevic. Branch, Lang. Tarcevic. Lang. Branch. Tarcevic. Finta il passaggio, poi serve Semikov, Starcevic, tracciato del passivo, però Singer può andare al tiro dalla posizione di ala destra, trova però in pieno la figura di Vito Foglio, poi Tommaso De Angelis si riceve dal portiere biancazzurro in tutta nera e prende gli applausi, proprio lo stesso Vito Foglio. Ora io le stamme, serve Franceschetti che riesce a trovare un gran gol, è in caduta, era... sicuramente sarebbe stato 7 metri se non fosse stato gol, però come sempre illuminante anche Albin Jerstam che ha servito il pivot argentino della Unione Fasano che riporta sul più 3 i padroni di casa. Branch, Semikov, Lang, Starcevic, Semikov, Starcevic resiste alla carica di Bearevic ed è 9 metri in panca Starovic mentre c'è da asciugare il parquet. Superato da qualche da quasi 3 minuti il primo quarto di gara, praticamente sempre condotta dall'Acqua e Sapone Junior Fasano. Branch, Lang, rientra adesso Andreas Pirker, quindi nuovamente 7 contro 7 l'incontro. C'è da dire che Leppan, a differenza di altre compagini, non ha usato la tattica della porta libera per giocare a pieni ranghi in attacco. Ora Starcevic fermato molto bene da Bearevic che gli impedisce la conclusione, impedisce la conclusione a Starcevic. Ora però riesce a trovare un varco, bravo Fovi a toccarla, però poi la riprende Singer dopo un primo tocco di Jolstam che aveva rischiato comunque l'invasione dell'area di rigore del portiere, quindi comunque la palla sarebbe stata dell'Epan, cosa che è avvenuta in ogni caso con Singer che ha subito fallo dallo stesso centrale svedese della Junior Fasano. Branch, Starcevic, Branch, Semikov, Branch, Starcevic, bravissimo Franceschetti a bloccarlo. 9 metri, non riesce a trovare Vacchi, Leppan si alza infatti il braccio del passivo. Branch riesce questa volta a servire Pirker, nota Rangelo, lo porta fuori, lontano dall'area blu. Deve subito andare alla conclusione Leppan, Starcevic, sarà lui l'incaricato, trova il muro di Bearevic, rimessa dall'angolo a favore dell'Eppan. Vediamo Starcevic, Branch deve tirare urgentemente, l'Eppan ha praticamente un passaggio per poi andare al tiro, infatti ora è Semikov che deve tirare per forza la parata di Fovio e poi c'è il fallo in attacco di Lang su Bearevic. Ottima, ottima la difesa della Junior Fasano che spinge fino al passivo Leppan e fa sì che non riesca a trovare Vacchi importanti per concludere facilmente dalle parti di fuori, che comunque è sempre sul pezzo. Ora Jelstam, grande, trova il servizio da sotto per... e ora c'è giustamente, c'era il piede di Jelstam, inizialmente non avevano non si erano accorti, poi subito si sono ravveduti i due signori siciliani, i due arbitri, intervenendo correttamente e restituendo il possesso di palla alla formazione ospite. Semikov,
Oberrauch, Semikov, Starcevic, rete di Starcevic, 8-6 il punteggio. Questa volta ha trovato lo spazio giusto a Starcevic per spiazzare Vitofol. Irstam nota l'angelo, chiama lo schema centrale svedese, Angiolini. Irstam nota l'angelo, nota l'angelo, riesce a trovare il varco con il cambio di direzione sul Lang. Un po' ferma la difesa ospite ed è nuovamente 7 metri con il tempo che viene fermato perché c'è un cambio tra i pali e la formazione ospite, con Bortolot che avrà la sua chance, portiere altissimo della formazione ospite, per neutralizzare il terzo tentativo dei 7 metri di Jurstam che ha realizzato, trasformato i primi due. Praticamente tocca la traversa, la toccherebbe meglio se volesse Jurstam. Prima finta, poi sulla testa di Bortolot. Non era facile andare sulla testa dell'altissimo portiere altoatesino, però Jurstam ha il polso che permette queste giocate. Quando siamo al 21esimo minuto, quasi 22esimo, 9-6 il punteggio, gestisce la gara la Junior, che però abbiamo già visto in precedenza deve stare molto attenta alla formazione ospite che può sempre rientrare in gara. Oberlauch, questa volta scatta per Lang, c'è la rete di Lang, Boggia aveva forse commesso anche fallo, c'è il cronometro che si ferma in questo momento perché si è fatto forse, cioè si è fatto male a una mano la sinistra altatesina. Non sappiamo se è in caduta o se ha ricevuto un colpo da Boggia al momento dello stacco. Però sì, sicuramente probabilmente è caduto male perché è la sinistra, quindi Weidenhofer, non era Lang, ci scusiamo per non aver dato il giusto marcatore, ci siamo corretti in questo istante. La trova di Weidenhofer, che ha trovato questa bella rete del 9-7, però è stato costretto ad abbandonare il campo, ghiaccio sulla sua mano sinistra, probabilmente in caduta, ha messo male l'alto e ora attacca la Junior con Notarangelo. Jurstam tenuto sempre altissimo da Singer, quasi all'altezza del centrocampo. Angiolini, Notarangelo prova una conclusione con la mano sinistra, non è la sua mano, I risultati si sono visti. Weidenhofer lo ha fermato. Troyer Hofer invece il marcatore della rete precedente, l'atleta infortunato, sì. Ora Notarangelo trova il varco e poi viene placcato da Weidenhofer, che rischia i 7 metri di finire. C'è il time out prima dell'incontro chiamato dalla formazione biancazzurra. Va concludendosi il primo time out dell'incontro chiamato da Francesco Ancona. Quando mancano 7 minuti al termine del primo tempo, Jurstam con il pallone in mano,
e va Notarangelo a riceve la sfera da Jerestam, cambia con Boggia, Angiolini, Jerestam, Notarangelo, Angiolini da praticamente angolo zero, Tommaso De Angelis prova una conclusione però ostacolato dallo stesso Angiolini. Dall'altra parte Singer ha tutto lo spazio, però forse tira sul quarto passo, 9-8, quindi break di due reti da parte del Lepan, quindi torna a ridosso della formazione allenata da Francesco Ancona. Jerestam, Angiolini, Tommaso De Angelis, Angiolini, bravissimo Angiolini, questa volta fa quello che deve fare quando ha spazio invece di incartarsi. Però buona prova quest'oggi era Oberrau, Starcevic, Oberrau esce, entra Pirker, esce come sempre Branch, solito cambio attacco difesa, e ora il centrale mancino dell'Eppan scambia con Semikov, poi Starcevic, ancora Oberrau, trova spazio sulla testa di Franceschetti e rete di Oberrau del numero 9 per l'Eppan, 10 invece le marcature dell'Acqua Sapone Junior Fasano quando mancano 5 minuti al termine di questa prima frazione. Angiolini, Franceschetti, bellissimo il passaggio per Franceschetti, c'è la spinta di Semikov ai danni di Franceschetti, notificata con qualche istante di ritardo, però non è convintissimo di questa scelta arbitrale Semikov, perlomeno non così evidente il fallo subito da Franceschetti. Jerestam contro Raffl, ancora Jerestam, 11-9, 4 su 4 per Jerestam, mentre ora tempo per rifiatare in panca per Jelko Bearevic con Tommaso Angeloni, Simone Angeloni che è entrato in difesa per questa poi Junior Fasano, anche Alessandro De Angelis come primo a sinistra della difesa biancazzurra, e ora ha perso qualche centimetro indubbiamente, però Vito Fovio è sempre efficace, Boggia recupera la sfera sulla parata di Fovio e poi trova la testa di Raffl, assolutamente involontario il tentativo da parte di di Boggia, che ovviamente si scusa prontamente col portiere altoatesino e viene richiamato in panca dopo questo tiro al bersaglio sulla fronte di Raffl da parte di Boggia. Ed è Davide Pugliese che è tornato prontamente in piedi. Batte il 5 anche al direttore di gara a simboleggiare che è tutto ok. Certo, il possesso palla era a favore della Junior, però viene considerato rimessa a favore del portiere, solitamente invece dal regolamento sarebbe stata rimessa laterale. Allora 7 metri fallo di Angeloni, quindi 11-9, secondo 7 metri dell'incontro a favore dell'Eppan. C'è da asciugare il parquet, quindi sicuramente ci sarà da interrompere il cronometro. Sarà Semikov a tentare la trasformazione dopo l'errore del primo tentativo da parte di Starolis.
Raf scherza con Branch e con Weiderhofer, quindi fortunatamente è tornato in pieno stato di salute dopo il colpo di testa sulla conclusione di Boggia. Poi la Junior aveva chiesto la rimessa laterale, però i direttori di gara hanno dato la rimessa da fondo con il possesso all'Eppa. Allora è Semikov contro Fovio, prima finta e poi la rete di Semikov, 11-10 il punteggio. Gara combattuta qui nella palestra Zizzi. Angiolini trova il muro, poi la parata di Raffi. Franceschetti lamenta un fallo, poi Starcevic supera Pugliese e non trova la porta. Però tanti errori di ambedue le parti in questo momento. Alessandro De Angelis, grandissima la finta, si guadagna 7 metri con il fallo di Weiderhofer e Branch in coabitazione. Tentativo di protesta da parte degli ospiti, poi in realtà la missione di responsabilità da parte del difensore altoatesino, che silenzia subito le proteste. Jernstam tira sul fischio, questa volta Raff col piede riesce a neutralizzare. Tentativo di Jernstam, che ha provato a bruciare tirando immediatamente, la reazione di Raff, che invece questa volta si fa trovare pronto rimanendo fermo sul posto e respingendo con i piedi. Tentativo di Jernstam quando mancano 2 minuti al termine di questa prima frazione. Palla per il pari per la Leppan. Oberrauk, Semikov si inserisce, un giro di palla, poi sulla respinta è bravo, molto bravo Slijepcevic a impattare sull'11 pari, reattivo sulla bella parata di Vito Fovio, che poi ovviamente non poteva far nulla. Pugliese, Mutarangelo, Angiolini, Jernstam. Pugliese, Jernstam, il muro di Semikov, Raffl poi può facilmente bloccare la palla, poi ci va a fermare il tempo perché evidentemente la palla è troppo viscida, non c'è la corretta presa. Ci sarà anche il time out chiamato da Marcus Oberrauk, il tecnico della Spare Deppan. Qualche secondo di pausa anche per noi. Sta per riprendere il gioco con Leppan, che ha praticamente 70 secondi, poco meno, per cercare il primo vantaggio ospite dell'incontro. Oberrauk scambia con Starcevic, finta Oberrauk, Starcevic, Notarangelo commette fallo. Vediamo Starcevic, prova a servire, poi Angiolini bravo a neutralizzare, poi c'è l'invasione fischiata a Semikov, quindi ora attacco invece per la Junior per fare in vantaggio. Alessandro De Angelis che prova a servire Franceschetti e c'è il fallo subito da Franceschetti e anche da Alessandro De Angelis, e c'è il cronometro che si ferma nuovamente a 32 secondi dal termine di questa prima frazione. Angiolini, Jernstam, Pugliese,
Angiolini, Gerstam, Angiolini, Pugliese, viene spinto in aria, pericolosa questa spinta, però ha ancora 10 secondi, poi tira da casa sua Pugliese, da dimenticare, ha ancora qualche secondo invece Leppan per concludere in vantaggio questo primo tempo, però Singer non riesce a bloccare la sfera e si conclude così il primo tempo sul punteggio di 11 pari. Gara combattuta tra le due squadre, con la Union che però ha avuto prima 4 reti di vantaggio, sul 6-2, poi 3 reti in, a più riprese, però bravo Leppan a rientrare sempre in gara. Quindi 30 minuti disputati, 11 pari il punteggio. Linea allo studio, ci risentiamo per la ripresa di questa gara. Sospendo. Risultati dagli altri campi. Praticamente abbiamo fatto tutto noi, anche i gol dell'Eppan. E tutto il seconda fase hanno fatto.
ripresa la gara qui dalla palestra Zizzi con Jörstam che trova la prima rete della ripresa da parte della Junior, che quindi torna in vantaggio. 12-11 il punteggio. Oberrau. Attacca Leppan. Ancora Oberrau. Grande rete di Starolis, è entrato bene nella ripresa dopo un primo tempo da dimenticare. 12 pari il punteggio. Andiamo a Jörstam. Anzolini, Jörstam, serve Pignatelli, è entrato in questo secondo tempo che però trova la respinta nel tentativo di pallonetto di Raffl. Oberrauk, ritmi su alti, ora bravissimo Franceschetti a rubare palla, poi Angiolini contro Raffl, trova il punto del 13-12. Altissimi ritmi, come detto, già tre reti in questo avvio di ripresa, anzi le reti complessive ci sono tre. Oberrauk, Semikov, Starolis, Semikov prova a servire, riesce a trovare Slijepcevic che si gira e batte Vito Foglio. 13 pari, Jörstam, Angiolini, Pugliese, torna indietro. Notarangelo che era entrato come doppio pivot, come secondo pivot, ora torna in posizione di terzino destro. Jörstam, intervento molto brutto da parte di Semikov che trova anche l'esclusione temporanea. Franceschetti quindi subisce questo intervento deciso da parte della formazione ospite, dalla difesa ospite, proprio lì dove nell'ultima gara casalinga aveva accusato un trauma contusivo che lo ha costretto anche a mettere i punti. Ora Jörstam va a superare Raffl dopo 2 minuti e 53 secondi di gioco. 14-13 Junior, uomo in meno per Leppan che, come detto già nel primo tempo, rinuncia alla scelta di mettere il portiere, di mettere il portiere in panca e dare attaccare appena organico. Ora Starolis non riesce a trovare un compagno da servire, difesa molto intesa per la Junior, poi la parata a mano aperta di Foglio su Starolis. Notarangelo, Angiolini, rete di Angiolini, torna sul più 2 la Junior. Singer, Oberrau, Starolis, Lang che accorcia ovviamente, o meglio stringe per dare una linea migliore di passaggio al compagno di reparto, essendo con l'uomo in meno. Ora ancora un fallo commesso da Notarangelo su Starolis, 9 metri. Starolis compassato, serve Oberrau, Singer, c'è il braccio del passivo alzato, la parata col piede di Vito Foglio. Franceschetti evita di toccare il pallone in aria e quindi può attaccare la Junior con Bearevic, che però non è più abituato a stare sul fronte d'attacco e sbaglia un passaggio non difficile a Pignatelli. Ovviamente si scusa prontamente. Ora cronometro fermo, c'è cioè da asciugare il parquet nel punto dove Franceschetti era caduto in aria nell'attacco precedente dell'Eppan.
che ora ritrova anche Semico. Sta per ripartire il cronometro con Zdrijepcevic, Semikov, Oberrau. Singer, Semikov, Tarolis, bravo questa volta con il palleggio a mettere fuori casa la difesa della Junior e a battere Vito Foglio. 15-14, Angiolini. Esce in caduta a servire Franceschetti, poi carambola tutti giù per terra, o meglio Angiolini e Franceschetti nuovamente da asciugare il parquet probabilmente. Quindi cronometro nuovamente fermo al quinto minuto e 20 secondi della ripresa. Franceschetti sulla linea dei 9 metri, riparte il cronometro. Notarangelo, Jurstam, grande passaggio da Lucri, Jurstam per Franceschetti, come si intendono bene i due, ed è rete numero 16 per la Junior Fasano. Oberrau, Tarolis, Oberrau, Semikov, Zdrijepcevic, esce la linea dei 6 metri, riceve palla, doppio incrocio, Semikov riesce a servire, superare Beharic, e ora c'è l'intervento falloso correttamente visto dai due arbitri. Oberrau, Zdrijepcevic, Semikov, pallo di piede di Semikov, riparte la Junior con Angiolini molto veloce, però non si avvede di Franceschetti che era liberissimo sulla linea dei 6 metri, però Notarangelo è altrettanto efficace a trovare il più 3 Junior, 17-14 il punteggio. Oberrau, Semikov, Tarolis, Oberrau, Singer, Semikov, Tarolis, interviene Beharic, perde l'attimo Tarolis di servire un compagno e di aprire un varco della retroguardia biancazzurra. Notarangelo rischia qualcosa in questa trattenuta. Oberrau, Tarolis, bravissimo Angiolini, esce con i tempi giusti, solo contro Raffle, incrocia e trova il più 4. Gli applausi da parte di tutti i suoi compagni di squadra, sia in campo che in panca. Ottimo veramente il tempismo di Pippo Angiolini. Semikov, Oberrau, nuovamente Starcevic in campo al posto di Tarolis, e poi il tiro di Semikov, il tempo era già fermo sulla testa di Semikov e c'è la doppia esclusione temporanea per Semikov e per Beharic, perché Beharic ha reagito male alla conclusione al cronometro fermo di a gioco fermo di Semikov. Ha rischiato il rosso in questo caso l'atleta russo, dice di non averlo fatto apposta, ovviamente non potrebbe dire altrimenti l'atleta ospite, però Beharic era a spalle e Beharic gli promette anche qualcosina, diciamo, no, di non commentabile, però ci sta nella frenesia del pallamano. E ora un uomo in meno per tutte e due le squadre. Singer, Oberrauch, Starcevic,
Notarangelo è un cane lì, bravissimo a non dare spazi, e c'è il time out chiamato dall'Eppan da Oberrauch, quindi qualche secondo di pausa anche per noi. Maria, parla pure tu, di concluso il time out di Marcus Oberrauch, sta per riprendere il gioco. Sricepcevic sulla linea dei 9 metri dopo il time out, come detto, ripreso quindi il gioco Oberrauch. Sricepcevic esce la linea dei 6 metri, Oberrauch, Starcevic, Oberrauch rischia la doppia. Starcevic poi trova il fallo di Franceschetti, opposizione 9 metri, rischia il passivo, infatti si alza il braccio dei due arbitri. Starcevic conclude, ma c'è Vito Fovio che trova la parata in basso a sinistra. C'era un pezzo di carta attaccato al pallone. Gli arbitri, uno dei due arbitri, rimette in tasca. Quindi riprende il gioco con Angiolini. Infatti ora viene messo fuori il pezzo di carta precedentemente citato. Fischio arbitrale. Notarangelo, Jerlstam piega le mani di Raffi. Ed è più 5 junior, massimo vantaggio, 19-14 al nono di questa ripresa. Singer, Oberrauch, Starcevic, Sliczepcevic, Starcevic, poi Messina, sì, ovviamente Franceschetti, butta a terra. C'è Starcevic, ma c'è anche da asciugare il parquet. Umidità e scirocco che causano come sempre questo fattore, interruzioni continue ogni volta che termina qualcuno a terra. Ovviamente c'è da registrare il primo vero caldo stagionale che contribuisce anche a rendere il clima afoso nella palestra Zizi, che però purtroppo non può essere calda come la tradizione, non essendoci il pubblico di fede biancazzurra. Ora fallo di Angiolini, giusto. Tornano tutti in campo, torna Semikov, torna Bearevic. Vediamo se si sono raffreddati gli animi dopo questi due minuti. Intanto si alza il braccio del passivo perché Leppa non è lucido in attacco, non riesce a trovare spazio. Poi Semikov anche con il piede. Non si può vedere questa azione dell'Eppa. Nell'altra parte Pignatelli con una bella virgola trova la rete numero 20 più 6 junior. Ottima ripartenza la junior, male l'Eppan nella circostanza precedente, tanti errori. E fallo di piedi finale di Semikov, che la tira al contropiede, la ripartenza veloce della junior. Semikov ancora lui, resta col pallone in mano. Oberrauch pure a servire Singer, non ha spazio, poi prova a procurarselo ed è fallo commesso da Pignatelli. Riparte il gioco, poi Notarangelo prende in braccio Starcevic e lo ferma, veramente bravissimo Davide Notarangelo. Semikov punta Angiolini che riesce a servire molto bene Sricepcevic, seguono tutti il terzino destro russo del Eppan, mentre c'è
tempo di riposare anche per Emiliano Franceschetti con il giovanissimo Gianluca Grassi, che va a posizionarsi sulla linea dei 6 metri avversaria. Notarangelo, Angiolini, ancora Angiolini, prova ad andarsene, poi viene spinto cercando un varco qua a sinistra dell'attacco di una junior. Ora da asciugare nuovamente il parquet. Riparte il gioco. Alessandro De Angelis fermato a sua volta da Singer e Branch. Grassi, Angiolini, ora età media veramente bassa in campo a parte la junior. Alessandro De Angelis, Notarangelo, Angiolini si alza il braccio del passivo, Notarangelo bravissimo, la blocca con una mano con la sinistra e poi col polso praticamente da fermo conclude incrociando. 21-15. Semikov, Oberrauch, c'è il cambio tra i pali, la formazione ospite con Bortolot che dà fiato a Raffl. Ora Svicevic, 7 metri, anzi no, fallo di Angeloni, ci sarebbe stato il 7 metri ma ora ci sarà probabilmente il giallo alla panchina dell'Eppan per le proteste. A mio modo di vedere è giusto in questo caso, perché ci poteva stare il 7 metri a favore della formazione Alto Tesino. Il fallo al momento del tiro di Angeloni su Svicevic sarebbe stato opportunamente 7 metri. Dopo il giallo alla panchina dell'Eppan riparte il gioco con Starcevic, Oberrauch, Semikov altissimo, riesce a bancare la palla, poi Fovio riesce a fermarlo mentre c'è da fermare il tempo perché Angiolini rimane a terra, chiede anche l'intervento del direttore di gara per asciugare il parquet prevalentemente. Non è caduto benissimo però Vito Fovio lo spinge in campo per dire dove devi andare, devi stare qui. Però comunque ci sarà tempo per riposare anche per lui. 21-15, attacca la junior per il più 7 con Jerstam che andrà a giocare da terzino sinistro lasciando il posto di centrale Alessandro De Angelis, anzi no perché si riscambiano i due. Ora Notarangelo per Alessandro De Angelis, Notarangelo un treno, Starcevic lo ferma questa volta bene. Grassi, Notarangelo, De Angelis, Notarangelo tira col mancino, non nella sua mano, anzi era Grassi che invece è mancino, conclude, trova la risposta di Bortolot ma anche il fallo della difesa dell'Eppan, ma c'è anche il time out chiamato da Francesco Ancona, qualche minuto di pausa anche per noi. Non ci posso credere, ha dato time out prima che tirassimo, anzi prima dell'assist. Perché non ha visto il buono, non c'è il buono, c'è scrittato.